esecutività, andiamo avanti con tutto l'ordine del giorno. Mozione presentata da Mercorelli su intitolazione del foyer del Teatro Vaccai a Cesare Angelini. Allora, io personalmente devo mettere la mia ignoranza con rammarico in merito al teatro, perché non posso certo definirmi né un conoscitore né un esperto. Malgrado tutto conoscevo bene Cesare Angelini, anche se ero piccolino, perché spesso veniva a cena a casa nostra, mia madre aveva fatto parte del gruppo del teatro dei tempi, degli albori, anche se avevo qualcosa, c'avevo un gruppo sostanzialmente amatoriale. Cesare me lo ricordo bene, sia per l'aspetto che per la voce, era un umone, raccontava sempre tantissimi aneddoti, tantissime storie sul teatro, c'aveva memoria storica, un po' del Vaccai di Tarantino, che era un po', come cito più, come fosse un suo figliolo. La leggo velocemente. Cesare Angelini è nato il 1 gennaio del 1904, dedicato tutta la sua vita al teatro. Faccio un piccolo inciso, mi scuso perché non ho trovato tantissimi dati, forse questa sarebbe una cosa a livello di comune, magari volontariamente da poter compensare. I dati che ho trovato sostanzialmente li devo prevalentemente al dottor Arnaldo Marcelletti, che mi ha aiutato anche lui a sua volta un po' a memoria storica di Trentino. È stato per 50 anni il cuore pulsante alla memoria storica del Teatro Vaccai di Trentino, ne è stato custode morale. Nessuno a Trentino ha potuto fare a meno di conoscerlo, se anche per un giorno della sua vita si è interessato al teatro, almeno fino al 1988, anno in cui Berlusconi si è chiuso per l'ultima volta. Cesare Angelini è stato per anni il braccio destro del dottor Mari, ha realizzato innumerevoli scenografie sia per il Teatro Vaccai che per svariati teatri delle Marche. È artefice negli anni 50 di quattro commedie messe in scena al Vaccai, ai tempi era un pochino più autonomo. Le cui locandine sono citate nei libri del professor Semoloni e di cui molti trentinati, chiaramente non più giovanissimi, hanno viva memoria. Fu scenografo per 16 edizioni del Gran Festival dei Carnevali del gruppo filodrammatico di Trentino e per innumerevoli milioni dello sport e milioni di carattere politico che ai tempi erano usuali. Insieme a dottor Mari fu uno dei fondatori della Biennale dell'umorismo dell'arte e ne seguì le sorti per i primi anni di vita, identificandosi quindi di fatto come uno dei padri della manifestazione più importante della nostra città, nonché una delle più importanti delle Marche e notoriamente la più longeva della regione. Fu artista di spicco nel panorama marchigiano, con tantissime mostre personali in giro per la regione, ma cosa ancora più importante, il Trentino porta ancora i segni del suo passaggio dentro tantissime delle sue case, che sia un affresco o una decorazione, sia risalente dagli anni 30 in poi, è molto probabile che ci sia la mano del maestro Cesare Angelini. Cesare era un ragazzo di bottega a quei tempi, aveva imparato l'arte delle decorazioni, era quello che attualmente potrebbe essere chiamato un decoratore, ma con tutta la tecnica, la dovizia e la cura per quello che faceva, che è tipica forse un po' più di altri tempi di quando non si era dei tempi odierni. E quindi tantissime delle case di Trentino, chiaramente non quelle dei nobili che avevano affreschi magari di gente magari più importante, più nota, Cesare, tutte le case che avevano bisogno di un restauro o di una decorazione ex novo, praticamente dei primi del Novecento quasi, possiamo dire, li aveva fatti tutti lui, quasi tutti lui, c'è piena Trentino. Ma è per il suo amore incondizionato che tanti lo ricordano, il suo amore per il suo teatro Vaccai, parte fondamentale della sua vita, geloso del suo mondo, ha sempre difeso il suo Vaccai, come si difende un figlio, un tesoro. Io me lo ricordo sempre molto arrabbiato, incavolato, se facevano un errore o se una modifica che magari lui non condivideva e non era fatta bene. Mi ricordo ancora come fosse adesso quando parlava del restauro, delle marmorizzazioni pittoriche, insomma, il finto marmo che si c'era sotto i palchi del Vaccai. Era arrabbiatissimo perché la sua opinione era stata fatta malissimo quella cosa, insomma, diceva che ce l'aveva pensa lui, dovevano darla a lui la responsabilità, insomma. Ci è stato impossibile raccogliere dati organici sulla sua vita, scrivere una biografia attendibile che potesse sostenere senza ombra di dubbio la sua candidatura per l'intitolazione del foyer o ridotto, se lo vogliamo dire in italiano, del Teatro Vaccai, ma crediamo che ogni trentinate abbia raccolto almeno un racconto su di lui, una storia, un aneddoto, e siamo sicuri che nessuno più di lui meriti questo onore. Cesare Angelini è stato operaio e artista nel Teatro Vaccai, questo secondo me è tanto importante perché sottolineiamo in due aspetti diversi, sia quello del maestro che sa come mettere le mani ad una scenografia, che sa come mettere le mani ad un fondale, ma anche quella di una persona che è disposta a faticare per
quello che fa, è disposto anche a stare dietro le quinte, a tirare su le quinte, muovere, a spostare i sacchi di sabbia, insomma. Erano ambedue le cose, sono ambedue posizioni estremamente onorevoli da poter ricoprire anche magari temporalmente nella vita, quella dell'operaio e quella dell'artista. Per questa ragione il sottoscritto del Movimento 5 Stelle chiede che gli venga intitolato per l'appunto il Vaccari. Abbiamo aggiunto questa breve biografia che è stata tratta anche questa grazie al dottor Marcelletto, l'abbiamo ottenuta, così per darvi una breve storia di quello che aveva fatto. Questa è scritta di suo pugno, una autobiografia in occasione di una mostra, però veramente è l'unica cosa organica che sono riuscito a trovare. Quindi noi proponiamo al signor sindaco della Giunta di intitolare il foyer del Teatro Vaccari nel momento del completamento della ristrutturazione al Centro Angeletti e di concedere il permesso al sottoscritto ai cittadini che vorranno partecipare mediante sottoscrizione pubblica. Quindi noi vorremmo di apporre una targa commemorativa nel foyer del Teatro Vaccari di dimensione e di posizione da definirsi a tempo debito intitolata al Cesare Angeletti. Io ho già parlato con la famiglia, dicono di avere ancora il calco del bassorilievo della faccia che lui si era fatto da solo, quindi sarebbe facilmente replicabile quel calco. Una targa di certo non imponente ma piccolina, discreta ed elegante come il teatro merita. Ci piacerebbe farla chiaramente esclusivamente a spese pubbliche, nel senso solo dei cittadini, e noi siamo disponibilissimi. Grazie, è tutto qua. Grazie consigliere Mercurelli, e si era già prenotato per la discussione il consigliere Massi. Grazie Presidente. Qui in merito intervengo, oltre che da consigliere Capoggio PDL, anche in qualità di delegato alla comunità del Comune di Trentino. E devo dire che innanzitutto ringrazio il Movimento 5 Stelle per aver proposto questa mozione e dico che purtroppo, data la mia, ecco, avevo solo 25 anni, non ho avuto il piacere di conoscere Cesare Angeletti, ma devo dire che sono rimasto ammirato da questa figura e grazie anche la vostra sintesi della sua vita che avete posto qui sulla mozione, anche quello che grazie a una grande memoria storica come Nando Marcelletti avete proposto al Consiglio questa sera. E devo dire che sono molto ammirato e sono contento di poter discutere di queste figure all'interno di questo Consiglio Comunale. Poi dopo, come avete visto, ci sarà anche un'altra mozione in cui noi chiediamo di poter commemorare altre altrettanto grandi figure della nostra società trentinata che tanto hanno dato Trentino come Cesare Angeletti. Spero che apprezzerete anche quella mozione, ma rientro nel merito di questa mozione, dico che è veramente un piacere poter discutere di questa figura, una grande figura che ha dato tanto al nostro teatro, ha dato tanto alla nostra cultura. Diceva Mercorelli giustamente che ha avuto il privilegio di poter svolgere sia la figura di operaio, quindi di poter essere sia una persona che in primis si spende per il teatro e per la sua struttura, per la sua manutenzione, ma anche come artista, quindi come proposizione intellettuale di quello che fa. Dico a nota, così non so quanto interessa, che anche a casa mia ho un'opera di Cesare Angeletti, quindi io lo conosco in maniera diretta e quindi credo che questo Consiglio Comunale non possa non celebrare questa figura che purtroppo forse molti non hanno conosciuto, ma che è stato veramente un grande per la nostra cultura e per la nostra realtà. E ha collaborato con una grande figura della cultura trentinata che stiamo celebrando in questi giorni, che è stato il 10 maggio. La Viena al Comunismo, che ha creato forse il più grande evento culturale che ci connota a livello internazionale come la Viena al Comunismo, e quindi siamo veramente onorati di poter celebrare questa figura. Chiedo solo a nota e a margine della mozione di poter fare alcuni due piccoli accorgimenti, se non permette, sono i suggerimenti che propongo al Consiglio, che giustamente abbiamo concordato con la Giunta. Innanzitutto si chiede, se possibile, se volete lo scriviamo, proponiamo un piccolo emendamento, all'ultimo punto, quello sulla concessione permesso al sottoscritto, cioè consigliere Mercorelli, ai cittadini che vorranno, di poter modificare in questo senso. Se possibile, naturalmente io capisco il legame affettivo che legava il consigliere Mercorelli con Cesare Angeletti, se possibile di poter mettere che sarà direttamente l'amministrazione comunale che si impegnerà poi a cogliere la data nel foyer, e su questo non si discute, che saremo il foyer e giustizia.
bellissimo, intitolare uno spazio, tra l'altro bellissimo anche architettonicamente, come il foyer del teatro, a Cesare Angeletti, ma se possibile che sarà direttamente l'amministrazione comunale con un grande evento successivo, prima dell'apertura del teatro, con un grande evento partecipato, diciamo anche una celebrazione ufficiale del Consiglio Comunale nella posizione di questa data, e quindi che sarà direttamente l'amministrazione comunale, non perché si vuole avvocare dei meriti particolari, ma perché comunque l'amministrazione comunale, che si vuole di un colore o dell'altro, rappresenta tutti i cittadini, quindi chi meglio l'amministrazione comunale può prendersi, avere l'impegno di poter portare e di proporre questa data al Teatro Vaccai, che è il contenitore culturale per eccellenza della nostra città. È stato per anni lo spazio in cui si sono mostrati al grande pubblico per grandissimi attori, grandissimi personaggi, in cui si sono fatte tantissime cose. Anche a noi piacerebbe un po' recuperare delle grandi tradizioni come avevamo visto il Medione, il Carnevale, il Medione dello Sport, che non abbiamo perso e non abbiamo più potuto fare a teatro per una volontà forse di voler preservare il teatro, quando invece il teatro deve essere spazio aperto a tutti e sempre, non solo al teatro canonico, all'attività teatrale di tutto o alla musica, ma deve essere spazio pubblico tutti i giorni. Il Teatro Vaccai credo che manchi a tutti noi in maniera penso, molto profonda, che si senta la mancanza di uno spazio come il Teatro Vaccai Tolentino. Quindi, ritornando alla mozione, saremo felici di intitolare il foyer del teatro Cesare Angeletti e se possibile poter modificare quest'ultimo punto, che è avvocare quindi all'amministrazione comunale l'onere di apporre questa data, di celebrare in una maniera più consona e più giusta Cesare Angeletti e la sua figura. Aggiungo che vorremmo come amministrazione, quindi mettiamo anche questo piccolo emendamento, celebrare un'altra figura che nel mondo culturale trentinale è importante, forse molti di voi non se lo ricordano, io per esempio non lo ricordo sempre per motivi di età, ma mi raccontano che è stata una grande figura di Giovanni Sebastiani. Giovanni Sebastiani è un grande autore dialettale, è stato per anni nonché direttore scolastico a Roma per anni, famoso forse a chi è più grande di me, Torrentino, un personaggio abbastanza conosciuto. La nostra intenzione sarebbe quella di comunque riservare anche a lui uno spazio al teatro, se vuole un altro spazio, vediamo comunque l'ingresso del teatro, anche un ricordo di Giovanni Sebastiani, che è stato un grande personaggio per uno spazio, per una parte delle nostre tradizioni locali, che diciamo il famoso vernacolo, ci sono tantissimi personaggi nella nostra realtà, non solo trentinate, ricordo Ginobili a Pedreolo. E Sebastiani era per Tolentino quello che è stato poi Ginobili per Pedreolo, con i suoi poesie dialettali e i suoi racconti dialettali, soprattutto perché andava a scavare, a scovare degli aneddoti o comunque delle situazioni tolentinate e raccontava anche in maniera simpatica. Ma non solo per questo, anche per quello che ha fatto nel mondo della scuola, dell'uomo di cultura che era. Quindi questo è quanto. Ricordo che nel foyer avevamo già il busto a pezzi, e quindi quello sarà assolutamente destinato, perché è stato un grande destinato nel mondo della musica. Credo che il nostro foyer ritornerà in tutto il teatro, ritornerà a essere grande palcoscenico che è stato per anni, ed è doveroso comunque ricordare nel contenitore principale, ripeto, della cultura trentinale, che è il teatro, questi grandi personaggi, soprattutto in primis, ricordiamo ancora una volta Cesare Angeletti, che tanto ha dato al teatro, ma anche questi personaggi come Pezzi, che già c'era, e Giovanni Sebastiani, se il Consiglio approverà questa nostra proposta. Grazie. Grazie, consigliere Massi. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo al Consiglio Comunale. Siete d'accordo siamo d'accordo ad accogliere l'intervento verbale, non formalizzato scritto? Dubbi? Ce l'ha anche scritto? No? Vabbè, è stato accolto anche in maniera verbale. C'è anche scritto? Va bene. Dopo però allora bisognava farlo passare. Se anche da parte del comune si può fare carico della targa. Dunque, penso di interpretare il pensiero non solo del consigliere Massimo. Mi spingo a riflettere sul fatto che ha trattato il lavoro.
se ne fanno usare i soldi. Possiamo prevedere delle forme di collaborazione, ma saremo noi comunque che vedremo a realizzare la cosa, gestire, sì, se è possibile di provare una cosa spontanea, chi vuole fare, è veramente apprezzato il gesto spontaneo di dottor Candinati, che ricorda un personaggio del teatro e del lavoro per teatro. Prego. Sicuramente potremo prevedere delle forme di collaborazione, se nell'emendamento diciamo che possono essere previste delle forme di collaborazione come richiesto dal Movimento 5 Stelle, quindi sottoscrizione popolare della cosa, e soprattutto interessava a livello artistico il fatto che di questo carico che lui avrebbe fatto di sua sponte da poter utilizzare nell'opera che si farà della DAC, ecco, quello sarebbe importante. Se la famiglia è d'accordo, credo che sia, ecco, anche bello poter utilizzare proprio una cosa che lui ha fatto con la mano sua, okay, sua mano. Quindi, allora adesso votiamo per l'emendamento. Chi è che per l'accoglimento dell'emendamento? Alzi la mano chi accoglie l'emendamento. Mancano soltanto uno, due. Quindi va bene, adesso votiamo la mozione così emendata. Chi è favorevole alla mozione così emendata? 15 lo stesso. La mozione è stata accolta. Andiamo avanti. Andiamo avanti con la mozione presentata dai consiglieri Massi, Gullini, Trombetta, Salvucci, Sclavi, Ciccone, Fogante, sull'intitolazione delle vie e piazze al professore Edmondo Casadiddio, signor Ciarapica e signor Minnozzi e vittime della Shoah. Marinozzi. È scritto male, scusate. Marinozzi. Illustra il consigliere Massi. Prego. Grazie Presidente. Prego. Ecco, diciamo che proseguiamo il filone delle commemorazioni di queste persone che hanno tanto dato alla nostra città, per rettifica di intitolazioni di vie, piazze, spazi verdi e sale di edifici e strutture di proprietà del Comune di Trentino al professor Edmondo Casadiddio, al maestro Piero Ciarapica, al dottor Giulio Marinozzi e alle vittime della Shoah. Vado a leggere la mozione. Premesso che per molti decenni la cittadinanza di Trentino ha potuto conoscere e beneficiare dell'impegno, del servizio e della passione civile di personaggi che rispondono ai nomi del professore Edmondo Casadiddio, del maestro Ciarapica e del dottor Giulio Marinozzi. Il professore Edmondo Casadiddio e il maestro Piero Ciarapica, oltre alla competenza e alla responsabilità testimoniate e profuse nel mondo della scuola, si sono distinti, seppur con modalità di ricerca diverse, nella produzione di studi sulla storia e tradizioni della nostra città. Qui sono seguite numerose pubblicazioni che sono rimaste a disposizione delle generazioni di oggi e di domani. Il dottor Giulio Marinozzi fu figura di spicco nel mondo della medicina per la sua autorevolezza e conoscenze scientifiche in campo anatomico, nonché docente e dottore di oltre 100 pubblicazioni e testi di anatomia e uso all'università. Si distinse anche nel campo delle scienze motorie, assumendo l'incarico di direttore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica. Fu rettore dell'Università Campus Biomedico di Roma, fu presidente della nostra allora ASL di zona e della comunità montana. Ciò che lo connota nella nostra società, l'ascito principale, è stato il fatto che da presidente dell'USL, progettò il centro di medicina sportiva di Terme Santa Lucia e approvò l'apertura del servizio. La città di Trentino, premesso che ancora, la città di Trentino è insignita con la medaglia d'argento al valor militare e la medaglia d'argento al valor civile per il contributo dato alla causa della libertà. Nella nostra zona ci sono state delle forme di campi di concentramento, di corpi, la Badia di Fiastra e tutto ciò che è la Spazza Costa, Pisaia, hanno avuto delle forme di campi di concentramento, non erano campi di concentramento, sottolineare, erano campi di spostamento, molti dei nostri connazionali, molti dei nostri concittadini poi sono stati dirottati, se vogliamo usare questo termine, o in campi di concentramento in Germania o in tipo Cala, che abbiamo commemorato pochi anni fa, credo la giunta Ruffini ha intitolato una piazza alle vittime di Cala. Quindi le nostre zone sono state le forme di campi di concentramento a ridosso dei confini del nostro comune in cui sono stati deportati i nostri concittadini.
Ogni anno la nostra città e le sue istituzioni dall'amministrazione comunale alle scuole sono sempre molto sensibili in prima linea nel celebrare la giornata della memoria del 27 gennaio con iniziative e atti simbolici. La Shoah ha rappresentato una delle pagine più brutte della storia dell'umanità, i cui crimini sono stati condannati per la loro inaudita violenza, per l'odio e per la repressione di ogni forma di libertà. Ritenuto che è opportuno esprimere la riconoscenza e la gratitudine della nostra città ai nostri concittadini summenzionati, ritenuto che è doveroso che la nostra città ricordi le vittime della Shoah affinché, soprattutto, ciò sia da monito per le generazioni di oggi e di domani a non dimenticare mai ciò che è accaduto. Si invita pertanto l'amministrazione comunale ad intitolare vie, piazze, spazi verdi, sale di edifici e strutture di proprietà del Comune di Tolentino al professor Edmondo Casadio, al maestro Ciarapica, al dottor Fiume Marinozzi e alle vittime della Shoah. Intero, ecco, la funzione di quanto scritto dicendo che credo che questo consiglio comunale, o comunque che consiglio comunale, debba non solo avere questo ruolo di indirizzo negli atti amministrativi, ma credo che abbia anche il ruolo di dover celebrare e commemorare ciò coloro che hanno tanto dato alla nostra città. Vai, fuoco. Abbiamo commemorato prima Cesare Angeletti per il suo impegno per il teatro, per l'arte, per la binaria umorismo. Negli anni passati sono stati celebrati tantissimi altri grandissimi personaggi, le Luigi Mario, come abbiamo detto prima, Sebastiani abbiamo nominato prima, e quindi era doveroso comunque, data questa vacanza, diciamo questa mancanza, più che altro, celebrare due figure innanzitutto più importanti che sono state nel mondo della scuola, il professor Edmondo Casadio e il maestro Piero Ciarapica, che nel mondo della scuola hanno formato tantissimi concittadini, nostri cittadini, molte generazioni, ma soprattutto per il lascito che hanno dato alla nostra città in termini di pubblicazioni. Piero Ciarapica su tutte le storie, sul fondaccio, quello che ha scritto sulle tradizioni locali, ma soprattutto il professor Edmondo Casadio sulle pubblicazioni proprio storiche che hanno lasciato non solo sul Trentino ma anche in altre nazioni. Il dottor Giulio Marinozzi è stata una grande figura nel campo della medicina, che è importante anche lui, è una mancanza, non averlo mai celebrato, perché comunque ha rappresentato il nome di Trentino a Roma nelle istituzioni mediche più importanti, dall'università all'Istituto Superiore dell'Educazione Sportiva, nonché qui non l'ho citato, è stato anche medico sociale dell'Associazione Sportiva Roma, quindi della Roma, è una cosa comunque importante, e quindi è una figura importante anche dal punto di vista dottrinale per i medici, perché oggi le generazioni di oggi, coloro che studiano medicina oggi, possono studiare sui libri del dottor Giulio Marinozzi. Tante volte si dice, è importante, no? Non è facile solo sapere insegnare, no? Sapere comunque conoscere una materia, essere impegnato tutti i giorni sulla materia, ma è anche altrettanto difficile riuscire a trasmettere quella materia. E comunque è un fatto che ci siano trentinati di cui testi vengono studiati tutti i giorni all'Università di Roma, in medicina. E le vittime della Shoah, credo che sia un atto dovuto. Devo dire che ringrazio il sindaco anche per aver promosso questa mozione, per averci sostenuto in questa mozione, in particolare sulla intitolazione di una piazza, di una via, di qualcosa, di spazio verde delle vittime della Shoah. È una mancanza che questa città incredibilmente ha, date le tradizioni che abbiamo per le battaglie che abbiamo fatto, per la libertà, cui non molti dei nostri cittadini sono morti, quindi si va a ricordare. È stato forse grave che non è mai stato intitolato un qualcosa alle vittime della Shoah, che sono state forse la vergogna più grande che questa nostra società ha prodotto negli anni e nel passato. Quindi credo che è doveroso che questa amministrazione si impegni con poter individuare delle sale o degli spazi a queste figure e a ricordare questo brutto momento della storia, della nostra storia. Grazie. Grazie a lei, consigliere Massi. Allora, apriamo ora la discussione con il consigliere Riccio. Prego, facoltà di parola. Grazie. Nel confermare insomma la proposta, perché in effetti si fa riferimento a delle figure che peraltro ho avuto modo di conoscere personalmente, mi riferisco al professor Casadio, al maestro Ciarapica e al professor Marinozzi,
in particolare sulla proposta di intitolare una via per brevità, insomma, uno spazio alle vittime della Shoah, non si può che non essere d'accordo, ma vorrei sollevare l'attenzione rispetto alla mozione famosa che poi non è stata discussa, che magari poi con le colleghe discuteremo e spero che riporteremo in consiglio da parte della Commissione per l'opportunità. Vorrei sollevare la questione di genere evidenziando il fatto che a Tolentino, io ho fatto un conteggio così molto per spanne di un elenco delle vie e delle piazze che abbiamo, e a me risultano 354, dovrebbe essere aggiornato a marzo di quest'anno. Intitolate alle donne, su 354 ce ne sono due riferite proprio a delle figure precise, cioè Laura Zampeschi e Maria Antonietta Bartolozzi. Tutte le altre, voglio dire, credo che anche simbolicamente mi sento di proporre al Consiglio di recuperare su questo fronte, e perché ci sono molte donne, molte figure femminili nella storia, anche locale, che a mio avviso meritano, e vorrei che cominciassimo davvero nel concreto, ma anche con delle azioni simboliche, come può essere quello di intitolare, per nulla togliere davvero, lo dico sinceramente, alla proposta che mi sembra la mia, vuole essere un rafforzativo e un invito a tenere presente anche questo. Tra l'altro, cercando di leggerle, ho trovato anche quello che prima l'assessore della CEGA evidenziava, abbiamo già intitolato, non so se qual tipo di spazio, alla fraternità, così pure alla carità, alla libertà, alla solidarietà e anche alla concordia. Da qualche parte c'è scritto che senza concordia non si riesce a governare solo, non si riesce a governare. Ecco, volevo solo sottolineare questo aspetto, grazie. Grazie consigliere Riccio. Si è prenotato prima il consigliere Salvucci. Grazie signor Presidente, saluto il signor Sindaco, i cittadini e l'amministrazione. Consigliere Massi, qualche tempo fa mi ha fatto una proposta dell'iniziativa per quanto riguarda l'intitolazione delle piazze, delle vie in quant'altro. È stata subito da me condivisa, perché trovo molto importante dare giusto riconoscimento a persone che hanno contribuito con le loro opere a fare grande la nostra città. È giusto che vengano ricordati dalla nostra e dalle future generazioni. Parliamo le vittime della Shoah, ci sarebbe da dire molto, ma mi limito a dire che ho un grandissimo rispetto per queste persone che hanno dato la propria vita per un ideale di libertà. Edmondo Casalettio è stato, tutti sappiamo, insomma, un direttore scolastico che ha formato molte generazioni e è stato un grande studioso di storia. Piero Giarapica, maestro anche lui, e poi studente del Messaggero, ha scritto con passione luoghi e persone di Tolentino. Ricordiamo tra le sue opere Bondo al Viale e Un quartiere poi. Abbiamo inoltre il dottor Giulio Marinozzi, padre Tolentino nel 1935, e figura importante, come tutti sappiamo, in campo medico. Nei primi anni della sua professione fu ricercatore all'Istituto di Anatomia Umana dell'Università di Roma e
dopo questa breve esperienza concentrò tutto il suo interesse nel campo dell'anatomia umana e da semplice assistente arrivò ad avere la cattedra appunto di anatomia umana all'Università degli Studi di Roma. Ha avuto incarichi importanti anche a livello europeo, sempre riguardante il campo medico. I cittadini di Tolentino lo ricordano inoltre per la ricognizione insieme al suo amico il dottor Franco De Luigi, già il nostro consigliere, dei resti di San Nicola, di San Caterbo e di un beato agostiniano. Grazie. Grazie a lei, consigliere Salvucci. Si è prenotato il consigliere Ceselli e in ultimo il consigliere Conti. Grazie Presidente. Adesso queste figure che sono state proposte da Alessandro Massi, io innanzitutto mi scuso se non sono stato in grado di poterla sottoscrivere la mozione perché ho avuto dei problemi di salute. È stato un fatto contingente, insomma, non ho potuto sottoscrivere. Però sono felicissimo di discutere questa mozione perché ho avuto l'onore di conoscere personalmente Casaldiddio, il professor Casaldiddio, e di collaborarci spesso e volentieri in occasione di ricerche storiche che si sono fatte nella figura di Tullio Consalvatico. Io sono un socio del circolo Tullio Consalvatico e quindi insieme al professor Casaldiddio abbiamo collaborato tantissime volte nella ricerca delle attività del poeta Tullio Consalvatico, delle sue opere e di ciò che è stato capace di fare. Per quanto concerne il maestro Ciarapica, che dire, è stato un giornalista a dir poco fantastico nella sua semplicità. Ha raccontato gli episodi meravigliosi della nostra storia tolentinana, a partire dal fondaccio e altre situazioni. Ho i suoi libri e li ho letti proprio con una voglia di scoprire il mondo in cui vivevo, perché anch'io ho qualche anno. Quindi fare un po' memoria della nostra storia commuove, insomma. Marinozzi, chiaramente ho avuto occasione di conoscerlo, è stato anche consigliere comunale, oltre che eminente dottore, quindi ha saputo, come dire, dare il suo contributo in modo scientifico e portare la nostra Tolentino a tantissimo livello. Quindi sono chiaramente soddisfatto di questa mozione presentata e spero di poterla raccogliere. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ceselli. Prego, a facoltà di parola il consigliere Massi. Scusi, Comi. Questa sera non leghiamo. Consigliere Comi, prego. Io l'ho vista che è in difficoltà con il consiglio e quindi ho comprensione. Grazie. Intervengo tanto perché credo che sia doveroso dare anche un contributo personale rispetto alla proposta. Io ho avuto la fortuna di conoscere Giulio Marinozzi, di conoscere bene Piero Ciarapica, di conoscere altrettanto bene il mondo Casaldiddio, quindi con questi ultimi due ho avuto un rapporto anche se giovanissimo, però li ricordo. Posso dire una cosa che li tiene tutti insieme. Ritengo che tutti avevano alcune caratteristiche. Adesso, ragionando sulla personalità di tutti, evidentemente dal curriculum e dalle cose straordinarie che hanno fatto, di cui hanno arricchito la città. Innanzitutto, la grande sobrietà nello stile e nel comportarsi, che associavano ad una grande invece autorevolezza. Quindi questa dicotomia, ecco, semplicità e autorevolezza di queste persone. Io ricordo il preside del mondo Casaldiddio quando ci aspettava
uscivamo dall'aula e noi tutti rispettosamente passavamo in fila perché avevamo stima di quella figura così autorevole. Ricordo Piero Ciarapica per la sua semplicità e la sua competenza, ricordo anche il professor Marinozzi che abitava di fronte a casa mia, quindi lo ricordo bene. Queste persone avevano un grande rigore morale, cioè, se noi li rispettiamo, indipendentemente dalle tante cose diverse, però per il grande rigore morale che tutti hanno dato alla città, quindi serietà e umiltà. E posso aggiungere, tutti erano grandi studiosi, cioè hanno avuto a cuore non solo lo studio, ma l'attenzione alle tradizioni della nostra città. Quindi, sono grato al consigliere Massi per aver, consigliere Gobbi, lo voglio chiamarlo in modo schizofrenico, a termine di una seduta così lunga possa perdere un po' di lucidità. Quindi ringrazio il collega consigliere Massi perché sicuramente ci riporta alla memoria tre figure di grande pregio. Ci tengo a dire una cosa al Presidente del Consiglio e al Consiglio Comunale. Oggi siamo tutti d'accordo e onorati nel condividere questa gratificazione per la città, per le famiglie di queste persone che le hanno conosciute, ci hanno vissuto e sanno quello che rappresentano. Io credo che per dare sempre, anche nel futuro, sulle nuove personalità che potranno emergere da questo Consiglio, un contributo corale, così sentito come in questo caso, e unitario, io penso che dovremmo rinunciare un po' tutti a un pochino di vanità e di protagonismo e privarci di quella briciola di soddisfazione che può derivare dal dire l'ho proposto prima io e merito mio, e consegnare questa proposta all'unanimità, al collettivo, all'intero. Perché questi sono personaggi che sono patrimonio di tutti. Ecco, io penso che come in passato accadeva che il Consiglio Comunale istituiva una commissione paritetica, nel senso fatta di personalità o di figure rappresentative, per ragionare sui nomi, sulle piazze e le vie, quindi sulle personalità, per consegnare la prospettiva, per evitare che poi arriva un altro. No, adesso prima scherzando, io l'apprezzo, uno scherzo un po' ironico della cieca, di togliere il nome a Piazza Togliatti, era un altro nome, non è questa battuta ironica, mi ha fatto sorridere, mi rendo conto che è uno scherzo. Io credo che per evitare nel futuro che ci si possa trovare in questi imbarazzi, noi dobbiamo avere una commissione che insieme ragiona, perché oggi siamo onoratissimi di questa scelta. Un po' mi dispiace non averlo anticipato per le personalità e per il rapporto che ho con quelle famiglie. Ritengo che questo possa essere un atto di serietà. Venire qui e il Presidente del Consiglio, cioè il Consiglio Comunale, mi verrebbe a dire il signor Presidente del Consiglio per onorarlo di questo titolo ulteriore, il signor Presidente del Consiglio che a nome di tutti, dopo la discussione, celebra delle personalità. Io credo che in questo modo li rafforzeremo e gli daremo un'ulteriore gratificazione. Quindi d'accordissimo sui nomi, anzi ringrazio chi li ha proposti, propongo, perché sentivo qualcuno che diceva io ho in mente da proporre questo, io vorrei proporre quest'altro, diversi consiglieri che chiaramente raccogliendo questo esempio vogliono farsi promotori di altre iniziative, ecco. Per evitare di trovarci persone che non hanno questo livello, ecco, io credo che dovremmo fare questo sforzo. Grazie consigliere Comi, il mio signore, se mi è lecito, era non un titolo nobiliare, ma il rispetto che porto nei vostri confronti. Signori si nasce. Di tutti. Quindi, allora, due minuti abbiamo fatto uno sforo, se... Il sindaco mi ha chiesto la parola a due minuti. Grazie Presidente, non c'è molto da aggiungere, io credo che non ci sia niente da aggiungere. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, in particolar modo il consigliere e capogruppo Massi e tutto il gruppo
di maggioranza dei consiglieri che hanno voluto presentare questa mozione e che è stata che non ha certo bisogno di essere enfatizzata. I nomi che sono contenuti nella mozione a cui il titolare Lio Piazze sono riferiti a personaggi che sono stati già ampiamente descritti e alle cui famiglie vanno tutto il nostro ringraziamento. Quindi il sindaco si limita a dire grazie a queste famiglie e a ricordare ancora una volta e per l'eternità, perché poi intitoleremo delle vie o delle piazze a questi personaggi, appunto la loro grandezza, il loro esempio, il loro spessore morale, e io mi auguro come sindaco che in questa città produca per il futuro ancora cittadini di questo livello e che ci siano tanti consiglieri domani che possano presentare ancora interventi di questo tipo per intitolare le nostre vie a questi personaggi di questo spessore. Ecco, sulle vittime della Shoah credo che finalmente si arrivi anche qui in maniera condivisa ad intitolare una via o una piazza a questi poveri che hanno subito a livello umano aberranti servizi e torture e hanno lasciato la loro vita per la libertà sul campo, e questo credo che non sia tutto, non bisogna aggiungere altro. La sofferenza che hanno patito è nella storia e quindi credo che magari forse l'avremmo dovuto fare prima, ma noi l'abbiamo detto molte volte, oggi finalmente lo facciamo e non è mai troppo tardi, quindi viva, e che sia da insegnamento alle nuove generazioni e che vadano a vedere anche qual è appunto la storia di queste vittime per poter far sì che non si ripeta più nel mondo questo scempio contro le vite umane e contro la libertà. Quindi un ringraziamento ancora a tutto il Consiglio anche per gli elevati contenuti che sono stati sollevati negli interventi a favore di queste persone che sicuramente meritano tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione. Grazie. Grazie Sindaco. Allora procediamo alla votazione per la mozione presentata. Quindi chi è favorevole all'intitolazione delle vie e delle piazze? Segretario, abbiamo un assente, il resto è bene. Quindi la mozione è stata approvata.